Oggi voglio farvi riscoprire a voi un capolavoro videoludico e artistico che a novembre di quest'anno ha compiuto più di 15 anni. Pubblicato da Activision, la quale ha dato fiducia a questo piccolo team indipendente e talentuoso, il quale ha commissionato tutto il lavoro in outsourcing in India. Ho provato a recensire questo titolo, ma purtroppo non si può recensire con i metodi classici. Perché se dovessi stare a considerare quei parametri non mi ritroverei, perché questo titolo non è un gioco, ma è un titolo che va considerato sotto tutt'altra veste, un qualcosa di unico, a dimostrazione che l'industria videoludica non è sempre stata così statica come è al giorno d'oggi. Potremmo paragonare questo titolo ad un'opera artistica, un esperimento che merita grande attenzione. Pronto a squarciare con la sua luce accecante di rara bellezza e profondità un panorama videoludico grigio e abitudinario. Sto parlando in prima persona perché questo titolo è un titolo, come ho detto, che non può essere recensito nel modo classico, ma è un'esperienza emozionale, mistica e personale. Cos'è l'arte? So che è una definizione ben precisa, ma io vado di solito al di là dei dogmi. Ma considero arte tutto ciò che mi provoca emozione. E mi sa portare altrove con il corpo e con la mente. Il gioco a primo acchito sembrerebbe un semplice gioco di corse e di camion. Invece, giocando, ci troviamo un mondo pieno zeppo di simbolismo, ponti trasparenti che stanno a ricordarci perché il ponte potrebbe crollare, non è mai una certezza. Così come i camion avversari che stanno lì a ricordarci che nella vita, seppur c'è gente intorno a noi, siamo soli. Infatti i camion alla nostra partenza loro non partiranno. Ti lasceranno a te il compito di vagare da solo nel mondo. Nonostante dovevano fare quella gara con te. Per non parlare delle sezioni esplorabili out of bound o del tempo che fuoriesce dal timer, l'assenza di gravità del mezzo e soprattutto l'assenza di suoni. Che permette una maggiore immedesimazione con il camion giocante. Ovviamente non mi dilungo troppo per non spoilerare tutte le bellezze di questo capolavoro artistico. Vorrei che le scopriste in autonomia. Qui, in questa sede, ammetto che non azzardo a dare giudizi sulla giocabilità o a dare un voto, perché al netto delle cose sarebbe superfluo, perché è un'esperienza personale che ognuno può percepire in modo diverso. Dunque, l'unico consiglio che posso darvi è quello di provarlo per scoprire quali emozioni scatena in voi questo Big Rigs. Se non vi provoca alcun tipo di emozione, avete qualcosa che non va. Immaginate una scala ideale che va da 0 a 100, una serie di valori, di variabili nella quale non vi identificate. Voi scegliete un valore fuori scala, scegliete 104. Vi identificate con 104, con tutte le sue implicazioni. Ecco cosa il tachimetro di Big Rigs simbolizza. Questo orologio infinito che gira alla ricerca di un valore predefinito tra 0 e 100, e invece no, voi siete fuori scala, non può trovarlo. Voi avete scelto 104, voi siete 104. Ecco la potenza della simbologia che gli autori di questo gioco hanno inserito in questo stesso gioco, opera d'arte, capolavoro, non so come definirlo. Filosofia scesa dal cielo, queste cose che sono lì ma non ci sono, la trasparenza, la penetrazione, la solitudine di questi nemici illusori che vi perseguitano, ma poi alla fine della corsa siete soli perché voi siete fuori scala, voi siete 104. Ecco il coraggio del publisher a mettere sul mercato un gioco così complesso anche da leggere. Anche Big Rigs è 104.